Buongiorno a tutti! Allora, in questa domenica uggiosa mi siedo, così sono più comoda, e vediamo le energie con la settimana che inizia con domani, che è il 25 aprile, quindi vi auguro una buona festività, se penso sarete a casa, io credo che lo passerò in famiglia, comunque vediamo appunto le energie di domani, ma anche del resto della settimana fino a domenica prossima. Come sempre vi faccio scegliere il mazzo, oggi tutti i mazzi a tema fantasy. È un periodo che va così. Per il gruppo 1 abbiamo questo mazzo qui, per il gruppo 2 avete questo mazzo qui, per il gruppo 3 abbiamo una new entry, abbiamo una new entry che è questo mazzo qui. Quindi scegliete intuitivamente qual è il mazzo che più vi attrae. Se vi attrae più di un mazzo non vi preoccupate, può essere normale, semplicemente significa che c'è più di un messaggio per voi. Ovviamente sono stese generiche, io questo lo dico sempre. Quindi cercate di trattenere quello che sentite, che si applica, che si potrà applicare per la settimana che inizierà domani e lasciate tranquillamente andare il resto. Come consiglio della settimana, oggi abbiamo l'oracolo dei gatti, questo qua molto carino. Quindi io direi che bando alle ciance, vado a spostare il mazzo del gruppo 3 e il mazzo del gruppo 2 e lavoriamo con il gruppo 1. Gruppo 1, se avete scelto questo bellissimo mazzo qui, andiamo a estrarre le vostre tre carte, poi le commentiamo insieme per vedere appunto le energie della settimana. Quindi energie della settimana per il gruppo 1, energie della settimana per il gruppo 1. Energie della settimana per il gruppo 1. Energie della settimana per il gruppo 1. Ok, ci siamo, direi. Queste le mettiamo via. Ok. Allora, energie di domani e dopodomani, quindi lunedì e martedì abbiamo un 9 di denari. Beh, che dire, qui abbiamo una carta che in realtà è molto interessante, specie in questo mazzo. Perché? Perché innanzitutto abbiamo questo sfondo con questa vetrata di questa chiesa e questo drago su questo teschio con le ragnatele. Cosa significa? Che secondo me molti di voi si connetteranno con quelli che sono i vostri avi, quindi i vostri ancestors, le vostre persone, le persone del vostro albero genealogico, diciamo così. Quindi connessione, grande connessione spirituale, grande connessione proprio con le radici della vostra famiglia. I pentacoli, i denari in generale si rifanno molto appunto alle radici della vostra famiglia. Non solo, qualcuno di voi potrebbe avere anche addirittura un suggerimento da qualcuno che non c'è più per quanto riguarda qualcosa che riguarda la vostra vita. Alcuni di voi potrebbero addirittura connettersi con persone con cui non avevano più connessione. Questa carta è veramente molto interessante e meriterebbe un discorso a sé. Comunque c'è questo, non lo so, ci leggo anche come se voi foste un po' arrabbiati in realtà con alcune persone con cui non avete più modo di comunicare, ma domani e dopodomani ci sarà un incontro di anime, un incontro comunque con questi personaggi. O forse tirerete fuori quello che non avete mai tirato fuori, la rabbia che sentite dentro la tirerete fuori, questo potrà solo giovarvi. Comunque una carta molto interessante, una carta che andrebbe sicuramente approfondita. Sono curiosa a questo punto di vedere la carta vicina. Vediamo le energie di mercoledì e giovedì. Ecco, infatti, bellissimo. Non mi stupisce affatto. Asso di coppe. Ancora una volta c'è il collegamento con la spiritualità, ma la cosa che mi fa piacere è che essendovi sfogati di un qualcosa che avevate bisogno di tirar fuori, ok? Lunedì, martedì tirerete fuori un qualcosa che avrete bisogno di tirar fuori, che non è detto che sia per forza qualcosa legato a qualche relazione. Può essere proprio anche un problema karmico, un qualcosa che veramente vi assilla da tanto tanto tempo. Tirandolo fuori, chiaramente poi sarete pronti mercoledì e giovedì, avrete il cuore molto più leggero e quindi sarete pronti a nuove sfide, nuove avventure. Si parla della sfera emozionale, ovviamente, perché i cuori
ci parlano della sfera emozionale. E quindi c'è questa bellissima ripartenza, forse anche un qualcosa dovuto a una vecchia relazione che in realtà non vi permetteva di evolvere in una relazione nuova, ma ovviamente mercoledì e giovedì sarete assolutamente pronti appunto per mettervi di nuovo in gioco e per guarire, se vogliamo. Avrete già un po' guarito, diciamo, il vostro cuore con le giornate di lunedì e martedì. Un'impresa interessantissima. Vediamo venerdì, sabato e domenica. Regina di bastoni, anche qui non mi stupisce, se vedete anche qua c'è l'unicorno e ancora abbiamo due figure, quindi molto molto interessante questa stesa. Però la regina di bastoni è bella, carismatica, sa quello che vuole, addirittura qui ha, penso sia un frustino in mano, quindi sì, anche se vogliamo alle tentazioni suine. Molto bene anche la sfera sessuale, potrebbe voler dire anche questo. Grande intesa di coppia, io ci vedo qua, appunto, veniva fuori già mercoledì, più che altro qui chiarimenti forse con la persona di coppia, qua una bellissima energia. Se non siete in coppia, non importa, nel senso potrebbe essere anche tra voi e le persone che vi stanno intorno. In ogni caso, venerdì, sabato e domenica molto bene, sarete molto sicuri di voi stessi, molto carismatici, molto brillanti e secondo me riuscirete a conciliare un po' tutte le situazioni che vi si presenteranno, conciliare voi stessi con le situazioni che vi si presenteranno. Quindi molto bene, perché questa è una stesa dove tirerete fuori delle cose, questo tirar fuori delle cose che vi hanno fatto male o che vi fanno male o che vanno comunque risolte, vi permetterà poi di affrontare la settimana in maniera molto più positiva e sarete anche molto più sicuri di voi stessi. Quindi molto bene, gruppo 1. Va bene, vediamo il consiglio della settimana. Quindi consiglio della settimana per il gruppo 1. Consiglio della settimana per il gruppo 1, consiglio della settimana per il gruppo 1. Sleeping, ok. Allora, va bene, forse avete bisogno di riposare un pochino. Però la cosa che mi incuriosisce è che ancora una volta abbiamo due figure qua. Quindi, vedo due soluzioni diverse per questa carta rapportata alle carte che sono uscite. La prima è che in realtà stavate dormendo e vi sveglierete, da qui c'è poi tutto quello di cui abbiamo parlato. Quindi questo risveglio comporterà appunto il percorso di cui abbiamo parlato. Invece per l'altro ramo di voi, perché sapete che vi dico tutto quello che mi viene in mente perché sono letture generali. L'altro ramo di voi invece che sarete talmente esausti dopo questo esame di coscienza che vi farete o comunque questo tirar fuori tutta questa grinta, tutta questa rabbia, che poi avrete bisogno di riposo. E quindi per alcuni di voi il consiglio della settimana sarà occhio a non strapazzarvi troppo, cioè comunque coccolatevi e riposatevi. Sempre in correlazione con l'altra persona che magari vi può aiutare comunque. Per alcuni di voi invece il consiglio è attenzione a non rifugiarvi nei vostri sonni per non affrontare determinate situazioni. Quindi abbiamo questo consiglio ambivalente. Questa però è una carta molto bella, mi piacciono tantissimo gli acorn, le ghiande negli orecchini, sono sempre sinonimo di abbondanza. Quindi comunque c'è questa persona o comunque queste persone intorno a voi che vi vogliono bene, che vi supportano. Se voi siete il gatto, questa persona addirittura vi supporta con parte del corpo, quindi insomma c'è questo, cioè sento questo amore intorno a voi da parte di altre persone. Va bene, gruppo 1, spero di esservi stata utile. Spero che questa settimana io la vedo come bella intensa. Fatemi sapere se sarà effettivamente così. Io vi ringrazio per essere stati qua con me. Vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ok, gruppo 2, se avete scelto questo bellissimo mazzo, andiamo a estrarre le vostre tre carte per le energie della settimana. Quindi vediamo. Allora, energie della settimana, gruppo 2. Energie della settimana, gruppo 2. Energie della settimana. Troppe, me ne serve ancora una. Energie della settimana, gruppo. No, sono troppo indecisa e quando sono indecisa così non è buona nessuna delle due. Energie della settimana, gruppo 2. Energie della settimana, gruppo 2.
dopodomani, lunedì e martedì. Ui, il mondo, va bene, mi sa che ve la sciallerete non poco in questa festività di domani. Che dire, alcuni di voi finiranno un ciclo e inizieranno un altro, ma con grande soddisfazione, cioè c'è qualcosa proprio che vi renderà molto soddisfatti di voi stessi, molto felici, grande realizzazione. Qualcuno di voi sta realizzando il sogno della vita, non lo so, c'è proprio questa grandissima energia di realizzazione. Quindi alcuni di voi potrebbero finire, cioè concretizzare appunto questa realizzazione tra domani e dopodomani. Il mondo, lo dico sempre, è l'arcano maggiore più positivo del mazzo, quindi cosa dirvi? Avete il mondo ai vostri piedi. È una carta di grandissima felicità, di grandissima realizzazione, di grandissimo compimento, completezza, quindi insomma c'è questo tipo di energia nell'aria. Vediamo le energie di mercoledì e giovedì. Asso di spade, bellissimo. Che combo, che energia! Che dire, l'asso di spade è grandissimo lavoro di intelletto, ma proprio sarete super brillanti, super sagaci, idee meravigliose, vittoria, c'è l'alloro della vittoria, quindi alcuni di voi potrebbero anche vincere competizioni, vincere, com'è che si dice, cose legali. Ok, quindi c'è proprio questa grandissima chiarezza della mente e questa vittoria che, ragazzi, con la completezza del mondo, col compimento del mondo, qua, boh, una settimana proprio al top, non so come dire, cioè c'è proprio questa grandissima energia. Alcuni di voi potrebbero proprio iniziare, cioè sarete contenti forse perché inizierete proprio qualcosa di nuovo, qualcosa di molto importante. O alcuni di voi passeranno di rango al lavoro, o verrete valorizzati, non lo so, c'è proprio questa grandissima valorizzazione. Vediamo l'energia di venerdì, sabato e domenica. Il diavolo, ui! Mazza che settimanina! Allora, ok, il diavolo può voler dire tante cose. Attenzione a non montarvi la testa, attenzione a non eccedere troppo a non esagerare, ok? Magari nei festeggiamenti o nel sentirvi tronfi delle vostre azioni. Il diavolo si rifà alle nostre debolezze, ok? Quindi qualcuno che cerca di, qualcuno o qualcosa, che cerca di manipolare quelle che sono, le nostre fragilità. Quindi attenzione a non cadere, perché queste due carte sono talmente positive che poi ovviamente spesso nella vita c'è un bilanciamento al contrario. Il bilanciamento al contrario appunto si incarna in questa carta del diavolo, che non vi preoccupate, non è, cioè spesso viene molto più temuta questa carta rispetto a quello che in realtà poi è. Ripeto, si rifà un po' alle nostre debolezze, ai nostri vizi, soprattutto vizi, il fatto che non riusciamo magari a smettere con qualcosa, no? Vizio del gioco, del bere, insomma, quindi insomma, attenzione a tutte queste a tutti gli eccessi, attenzione a tutti gli eccessi, ok? Quindi salvaguardatevi, specie nel weekend, che potrebbe essere momento di grande bagordo, di grandi bagordi, attenzione a non eccedere, ok? Attenzione agli incontri che farete. Perché appunto potrebbe esserci qualche energia non propriamente, cioè che sembra in realtà, perché se guardiamo questo diavolo è un gran figo, ok? Però attenzione, no? Che poi potrebbe appunto indurci in tentazione o comunque essere un'energia negativa, una persona negativa. Detto ciò, però, queste due carte sono talmente positive che lo vedo proprio più come un consiglio. Questa carta la vedo proprio più come un consiglio di stare attenti. Vediamo il consiglio della settimana che ci dà invece questo mazzo, così mettiamo insieme tutto quanto e vediamo. Allora, consiglio della settimana per il gruppo 2. Consiglio della settimana per il gruppo 2, mi piace questa. Hiding. Ok, allora. Io credo che questa carta voglia darvi un suggerimento, nel senso, va bene completare cose, va bene essere brillanti, va bene tutto quello che volete, però attenzione a non esporvi troppo. E penso che questo vada molto d'accordo con questa carta. Attenzione a non esporvi troppo, attenzione, cioè va bene che siete carismatici, bellissimi, felini, tutto quello che volete, però attenzione a non fare troppo i gradassi, a non fare troppo gli sboroni, sapete quelli che
parlano e raccontano tutto a tutti. Ecco, il consiglio di questa carta, secondo me, è state all'occhio comunque, cioè state tranquilli, vedete anche questo pendolo che scende. Cioè, va bene, però state un po' nelle retrovie, cioè non gioite e brillate perché questo assolutamente vi è dovuto, ma non esagerate, state comunque un pochino all'occhio, specie appunto dalle persone che magari vi stanno intorno proprio perché avete raggiunto una certa abbondanza in questo periodo. Occhio alle persone false, ok? Quindi questo è il messaggio di questa carta. Per il resto, ripeto, poi gioite, brillate, fate i vostri piani, completate tutto quello che dovete completare perché siete assolutamente in uno stato di grazia. Però quando siamo in uno stato di grazia, spesso siamo anche più vulnerabili, ok? Quindi occhio alle persone che ci si approcciano, occhio a quelli che vi si avvicinano per interesse e non per genuino sentimento, insomma. Va bene, gruppo 2, spero di esservi stata utile. Una settimana veramente boh, piena, 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 piena della qualunque. Fatemi sapere se effettivamente sarà così. Io vi ringrazio per essere stati qua con me, vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ok, gruppo 3, se avete scelto questo nuovo mazzo in casa, sì. Allora, vediamo le energie della settimana che inizia appunto con domani e che finisce con domenica prossima. Quindi, energie della settimana, gruppo 3. Energie della settimana, gruppo 3. Energie della settimana, Energie della settimana. Vediamo le energie di domani e dopodomani, lunedì e martedì. Oh, 9 di bastoni. Drago orientale, drago dell'est. Vabbè, per alcuni di voi il collegamento con l'est potrebbe, con l'oriente potrebbe voler dire qualcosa. 9 di bastoni significa che vi state avviando verso un certo tipo di percorso di sentiero, c'è un po' di stanchezza se vogliamo, ma siete anche molto determinati e anche molto decisi, molto focalizzati su quello che volete fare. È un lavoro già adulto, è un lavoro già che state portando avanti da un po', perché da lì viene un po' di stanchezza, ma con domani e dopodomani potreste non solo andare avanti, potrebbe essere testata anche un po' la vostra resistenza, se vogliamo, ma non avrete assolutamente problemi. Ah, siete caparbi, siete decoccio. Quando volete qualcosa, nulla vi si para davanti. Quindi, nonostante magari qualche momento di stanchezza, qualche momento di anche qualche piccolo ostacolo, se vogliamo, nulla di grave, ovviamente, ma siete focalizzati sui vostri obiettivi. Quindi, molto bene. Energie di mercoledì e giovedì. Oh, ancora un 9, attenzione, però abbiamo un drago di mare, anche qui un adulto, quindi sempre porterete avanti, mi fa pensare questa successione, che sempre porterete avanti il vostro progetto, ma qui entriamo più nella sfera emozionale, quindi attenzione alla stanchezza, attenzione perché qui la vostra mente potrebbe essere più soggetta, okay, a paturnie. Quando siamo stanchi è più facile, no? Finché abbiamo il fuoco della passione che ci arde dentro, anche se siamo stanchi, nulla ci tocca. Quando subentrano le paturnie e le emozioni, diventa poi più difficile gestire la cosa. Quindi attenzione tra mercoledì e giovedì a non farvi sopraffare da emozioni e o comunque paturnie personali, perché secondo me ancora proseguirete nel vostro cammino, nel vostro percorso, comunque in quello che state portando avanti. Vediamo venerdì, sabato e domenica. 3 di pentacoli, bellissimo. 3 di pentacoli ci parla proprio di una collaborazione, ci parla di qualcosa collegato con la terra, perché i pentacoli sono chiaramente legati con la terra. Mi piace perché abbiamo comunque il fuoco, abbiamo il mare, abbiamo la terra, quindi molto bene. Quando ci sono tutti e tre gli elementi, vabbè, qui ne possiamo avere solo 3 su 4 perché è una stesa a 3 carte, però è un bene secondo me, perché comunque significa che vi articolate tra diversi stati d'animo e lo fate comunque in maniera
in maniera fantasiosa, in maniera buona. Tre di pentacoli, allora, potrebbe voler dire diverse cose. Per alcuni di voi potrebbe voler dire che finalmente questo percorso che state portando avanti nasce. Abbiamo l'uovo qua, abbiamo l'uovo del drago, quindi sicuramente verrà partorito, insomma, questo progetto. Per alcuni di voi il tre di pentacoli si rifà comunque al lavoro in team, quindi per alcuni di voi potrebbe essere che nel weekend qualcuno vi dà una mano a far uscire, vabbè, la sintesi non cambia, comunque questo progetto uscirà fuori, questo uovo verrà al mondo, quindi molto bene. Per alcuni di voi, ripeto, alcuni di voi lavoreranno in solitario, alcuni di voi invece avranno l'aiuto di qualcuno, che potrebbero essere colleghi, amici, parenti, quindi insomma, però la cosa che mi fa piacere è che questo progetto che state, questa cosa che state portando avanti, che ovviamente sapete voi che cos'è, viene sicuramente fuori, quindi molto bene. Vediamo il consiglio della settimana per questo gruppo 2, gruppo 2, per questo gruppo 3, scusate, gruppo 3, allora. Anche numericamente, scusate, abbiamo 3 e poi abbiamo 2, 9, e il 9 è comunque un multiplo di 3. Per chi magari se ne intende di numerologia, potrebbe essere un indizio. Il 3 è comunque un numero perfetto, comunque il numero del compimento, dal numero del compimento è il 10, però il 3 è comunque il numero dell'attivare qualcosa, quindi molto bene. Allora, consiglio della settimana per questo gruppo 3, consiglio della settimana per questo gruppo 3. Consiglio della settimana per il gruppo 3. Knowing, bellissima questa carta, mi piace tantissimo il riferimento all'Egitto. Niente, qua c'è proprio con questa cosa che porterete avanti, raggiungerete una conoscenza, secondo me, non indifferente. Quindi il consiglio della settimana di questa carta è conoscere bene quello che andrete ad affrontare, quindi studiate bene, ponderate bene tutto, però l'altra cosa bella è che questa carta dalla sua la saggezza, l'esperienza, quindi diciamo che comunque farete tesoro, secondo me, questa settimana di quello che imparerete. Alcuni di voi potrebbero proprio portare avanti qualche studio particolare, qualche cosa per poi attuare magari un nuovo lavoro, una nuova carriera, non lo so, mi viene anche questo tipo di energia. La fortuna comunque dalla vostra, cioè questa carta è proprio veramente tanto tanto positiva, quindi insomma non vi preoccupate che la conoscenza o comunque la saggezza è dalla vostra parte. Va bene, gruppo 3, spero di esservi stata utile, fatemi sapere se effettivamente sarà così, fatemi sapere questo uovo che nascerà col weekend prossimo. Di cosa si tratta? Se state studiando, se state attuando cose nuove, sapete che io poi sono curiosa, fatemi sapere se sarà effettivamente così. Io vi ringrazio per essere stati qua con me, vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!